Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Fortnite. Se vedete livello 1, cioè niente di niente, è perché questo è il mio secondo profilo che uso per giocare a GTA 5. E se vi piace GTA 5 iscrivetevi, perché io porto maggiormente GTA 5 ma anche Fortnite. State tranquilli, oggi vi mostro come avere 300 V-Bucks gratis e la skin Asso Alpino. Allora, innanzitutto dovete mettere la lingua della console in coreano, ragazzi, in coreano. Ora vi mostro alcuni passaggi da fare con degli screen e voi li dovete eseguire. Ok, ragazzi, andate sul menu della Play, andate su impostazioni, andate su lingua, confermate con X. E vi verrà fuori questa schermata. Voi cliccate lingua del sistema e cambiate da italiano sulla quarta ultima opzione, cioè quella coreana. Vi comparirà questo avviso, ragazzi. Voi confermate. Ok, una volta messa la lingua coreana, per assicurarvi che avete messo la lingua giusta, leggete in alto a destra nella scritta gialla, dovrebbe comparire quella scritta là. Non so che cosa ci sia scritto, però vabbè. Comunque questo metodo va per PS4 e PC. Comunque su PC non serve cambiare lingua del proprio PC, ma soltanto del gioco. Andate su lingua e mettete coreano. Ok ragazzi, eccoci qua nella schermata principale. Scegliamo battaglia reale perché sicuro che la seconda è battaglia reale. E ci dovrebbe comparire una schermata da tre opzioni. Eccola qua. Noi premiamo cerchio e andiamo su parco giochi, ragazzi. Mi raccomando, se non capite il coreano, che non lo capisco neanche io, è questo qua con la matita e il piccone. Ok, eccoci qua, spawnati. Per prima cosa dobbiamo andare qui, ragazzi, proprio lì. Ok, aspettiamo che il bus ci accompagni più vicino alla meta. Ok, scendiamo giù. Giù. Non so se ve l'ho già detto, ma questo è il mio secondo profilo. E sull'altro principale non potevo portarvelo perché l'avevo già fatto. Comunque lasciate stare queste pedane qua. Non fatele, voi fate soltanto questo che vi faccio vedere ora. Le macchinette sono sotto l'albero. Ok, allora andiamo di qua. E sono proprio qua, ragazzi, nella meta. Togliamola. Tutte queste macchinette lasciatele da parte, non ci dobbiamo fare niente. La cosa importante è questa qua, la prima, la grigia. Ne prendiamo una per la prova a tempo, una per la prova con la mira e una per il tempo per costruire un piccolo fortino. Attenzione ragazzi, per ogni sezione, cioè ogni quadratino, una bomba, mi raccomando. Ragazzi, qui nel mio caso mi sono capitate più bombette uguali. Voi ne dovete prendere di tre tipi, cioè ogni una di diverso tipo. Infatti, fra poco me ne darà tre. Ok, ragazzi, allora, intanto andiamo a costruire qua. Non so cosa ci è capitato per il primo. Ok, la prova a tempo. Intanto c'ho un po' di materiale. Ok ragazzi, eccoci qua nella prova a tempo per costruire. Vabbè, qui ho già costruito tutto, dove sono già i vari punti. Ok. Ah no, si è cancellato già tutto. Peccato. Peccato, peccato ragazzi, questa cosa non lo sapevo. Ok. Allora, perfettissimo. Ok. Mannaggia a me. Ok. Ok. Qua. Perfetto. Cosa manca? L'ultima? Sì. Ok, missione completata. Ora andiamo subito nella seconda missione. Ok, buttiamo subito la seconda. Oddio, che è? Non lo so. Ah, quella per sparare, ragazzi. Quella per sparare. Andiamo a prendere subito le armi. Allora, questa non la voglio. La mitraglietta voglio. Ok. Anche la R, fucile d'assalto. Incominciamo. Ok. Prendiamo, non so, la mitraglietta. Ok, perfetto. Che fa più danni.
Dai, caricati, caricati, iscriviti. Dobbiamo fare più punti possibili, ragazzi, eh. Dai, caricati subito. Ok, perfetto. Scusate se vedete che mi muovo sempre un po' perché ho il joystick un po' difettoso. Cioè l'analogico sinistro. Mamma mia, 3881 punti. Buona, dai. Ora andiamo subito alla terza missione. Ok, ora dobbiamo costruire un fortino, ragazzi. Un fortino, prepariamoci. Ok, 2, 1, vai, vai, vai. Ok, dovevo sistemare la sensibilità, mannaggia me. Ok, vabbè, 1.2, dai. Ah no, 4 secondi, ragazzi, 4 secondi. Vabbè, quindi dovevo impostare la sensibilità. Mi sono dimenticato perché ho quella standard. Comunque abbiamo completato le tre missioni, ragazzi. Non date retta a queste due qua perché ne ho prese in più. A voi non dovrebbe esserci nulla tranne le armi. Ora dovete aspettare tutta l'ora che la safe viene. Dovete aspettare gli ultimi 5 minuti di partita che la safe inizia a partire verso il centro. Ma io vi consiglio di non uscire dalla partita perché poi non vi salverà quello che avete fatto, ragazzi. Quindi voi aspettate la safe che vi uccida, così quello che avete fatto si salverà. E in più il 28 novembre, il giorno in cui vi danno il premio, prima che danno il premio vi consiglio di rimettere la console con la lingua coreana, così almeno siete sicuri al 100% che vi dà i premi. Ok, ragazzi, io vi consiglio di andare nella costa, prendere un po' di materiale come sto facendo e andare verso il largo, cioè nell'orizzonte là in fondo, in cui la safe arriverà appena scattano gli ultimi 5 minuti di safe, perché la safe per andare verso il centro della mappa ci impiegherà 5 minuti. Quindi morirete prima fuori dalla safe, cioè fuori dal mare, che al centro della mappa. Comunque sia, quando morirete dalla safe lasciate che la partita vi butti fuori da sola, mi raccomando, che è importante, così almeno siete sicuri al 100% che vi funziona. Ok, una volta costruito verso l'orizzonte, mi raccomando, state qui buoni per una mezz'oretta e aspettate la safe che venga. Comunque, se vi è piaciuto il video, lasciate la like, iscrivetevi, condividete e noi ci vediamo alla prossima. Bella, ragazzi.